Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. I miracoli sono fenomeni che accadrebbero a tutti coloro che hanno quella fede così forte da credere in qualcosa che non si vede. A volte questi fenomeni avvengono quando meno te lo aspetti. Ciò non comprende solo guarire le malattie. Il più delle volte questi miracoli si manifestano in modi diversi, come la materializzazione di oggetti o l'apparizione di un'entità trasparente. In questo caso però, questi fenomeni si manifesterebbero attraverso delle statue. Secondo molti, questi fenomeni potrebbero essere solo pura illusione, ma ad alcune riprese fatte da alcune statue, non sembra solo una semplice illusione, come nel caso della statua di questa santa, che mentre viene ripresa, sembra che apra gli occhi e poi li richiuda. Semplice suggestione. Io non credo. In un parco giochi in Messico, abbandonato ormai da anni, ci sarebbero alcune statue, tra cui una di Biancaneve. Secondo molti, in questo parco giochi accadrebbero dei fenomeni paranormali. Alcuni investigatori del paranormale si sono recati sul posto per verificare il tutto. E arrivati lì, riprendono la statua di Biancaneve, che ad un certo punto chiude e apre gli occhi, come se avesse un meccanismo internamente che gli permettesse di muoverli. A quel punto tutta la squadra fugge via da quel posto. Se fosse stata solo suggestione, la telecamera non avrebbe catturato ciò che stiamo vedendo in questo momento. Nel prossimo filmato si può notare una bambola. La bambola sembra abbastanza vecchia e mal ridotta, però secondo alcuni questa bambola sarebbe posseduta da uno spirito maligno. La bambola sembra non avere nulla di strano, anche se ad un certo punto delle riprese la bambola incomincia a muovere un braccio. In quest'ultimo filmato viene ripresa questa statuetta appartenente a un uomo che ormai è deceduto. Secondo alcune testimonianze, lo spirito dell'uomo che è deceduto si sarebbe impossessato della statuetta, tanto è vero che molti avrebbero detto di averla vista muoversi a una certa ora della notte. Infatti dalle immagini si può notare che ad un certo punto la statuetta prende vita e incomincia a muoversi. Il fenomeno delle statue che si muovono non è un fenomeno raro. Personalmente, dopo aver avuto alcune esperienze già col paranormale, se capitasse a me, la prima cosa che farei è riprendere quell'evento. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!